Listen up! Do you want wrestling news that is ballsy approved? Follow the Tube is the YouTube channel that is absolutely electrifying, and you are watching it! Follow the Tube! Salve ragazzi, sono Follow the Tube e benvenuti a questo nuovo video. Quello di cui voglio parlare oggi è uno degli argomenti più richiesti che io abbia mai avuto a livello pagina rotto WrestleMania e così via. Infatti mi è sempre stato chiesto: Follow, cosa posso fare? Tu come affronti i periodi in cui ti interessi meno al prodotto, magari lo perdi un po', come hai affrontato? E quando hai poco interesse e non hai voglia di vedere un episodio Raw, SmackDown, Dynamite, Impact e così via, cosa fai? Come fai per trovare l'interesse e così via? Partiamo dal fatto che nel mio caso al momento è veramente molto difficile avere uno stop e uno stacco dal mondo del pro wrestling, visto che gestisco la pagina Rotto WrestleMania su Facebook da oramai 7 anni, creata da me, e viceversa porto avanti il progetto Follow the Tube, quindi è una cosa molto lunga ed è semi impossibile provarsi a staccare ora, ma è successo assolutamente in passato. Faccio un esempio personale: ai tempi delle scuole, quando passai ai cosiddetti liceo e così via, ci fu quel periodo in cui comunque il wrestling, tramite impegni scolastici e sportivi, aveva veramente un minutaggio molto 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 corto nella mia vita, insomma, avevo poco tempo per starci dietro, ed era più o meno il 2010-2011, su per giù, quasi 10 anni fa, insomma. E in quel periodo, a parte il tracollo del wrestling in Italia, ovvero era molto più difficile trovarlo, salvo Sky e così via, visto che su Italia 1, per esempio, SmackDown non era più programmato da diverso tempo, anche se sembra molto vicino, 10 anni fa non eravamo assolutamente così attrezzati per recuperare e seguire ogni cosa a tema wrestling come siamo ora, tra pagine, tra siti di news, blog news, canali YouTube, canali YouTube delle federazioni stesse dove postano gli highlights, cosa comodissima a mio avviso, e ci arriveremo dopo. Ora voglio parlare come io nel mio periodo tornai al mondo del wrestling. Infatti in quel periodo dove seguichiavo una puntata, due puntate al mese su per giù, visto che sono perso comunque davvero tanto per quel mezzo anno su per giù, un anno, mezzo anno, e che poi ovviamente tutto ho recuperato col mio tempo. E in quel periodo seguichiavo, sì, sapevo chi c'era come wrestler, come campione e così via, ma era una cosa, una tantum, che stavo accantonando totalmente. Successivamente al tempo, avendo avuto per fortuna da ragazzino Sky, per mia grande fortuna, giravo ovviamente Raw e SmackDown su Sky Sports. Successivamente c'era su un canale chiamato GXT, che forse i più vecchi ricorderanno, la programmazione di TNA Impact, che io iniziai a guardare ed adorare, perché era quel prodotto che non mi aspettavo. Innanzitutto girai e vidi un ring esagonale, la cosa mi colpì assolutamente. Iniziai a vedere personaggi del calibro di Sting, Christian, comunque c'era Mick Foley, Kurt Angle, Samoa Joe, mio preferito in assoluto, Eric Young, così via, chi ne più ne ha più ne mette. E questo qui, insieme al prodotto WWE che già seguicchiavo, tornarono a farmi breccia, come dire, ma c'è anche il wrestling, ma basta, insomma, bisogna tornare a guardarlo, qui non se lo guarda nessuno, ma chi se ne frega, voglio dire. E quindi, piano piano piano, insieme a Sky Sport e a GXT, tornai in quel meccanismo che mi disse, sì, c'è anche il wrestling, bisogna tornare a guardarlo, e non durò per sempre, perché poi abbandonai GXT, sempre per motivazioni di tempo, scolastiche e sportive, e successivamente anche la programmazione WWE ebbe un po' di calo, fino a quando non iniziarono a venire pochi mesi dopo, perché è una questione di mesi sto parlando, i vari pay-per-view, ovvero WrestleMania. Ci fu WrestleMania e lì ricominciai totalmente a seguire tutto, visto che ero preso dalla card, ero preso in generale dall'evento, perché WrestleMania ha sempre fascino, e da lì poi continuai a seguire nuovamente il wrestling. Una cosa che può spaventare tanti, infatti, è il fatto che io lo devo vedere, ma da solo. Innanzitutto perché ognuno ci pensa, io sto guardando un prodotto che in Italia va relativamente poco, insomma ce ne siamo pochi di conoscenti attorno a noi, lo capisco benissimo, che non seguono il wrestling, ci siamo passati tutti noi fan di wrestling, penso. Nel mio caso ho avuto molta fortuna, perché ho avuto degli amici molto molto meravigliosi che, pur seguendo poco,
gli piaceva sempre vedere i pay-per-view. Infatti, ad esempio, il buon Tius si è visto tantissime WrestleMania con me al tempo, quando non seguiva, e poi ha iniziato a lavorarci anche lui per il momento nell'argomento pro wrestling, a visitarlo, ad amarlo e così via. E questo è solo un nome, il buon Tius, quindi so che tu non stai guardando questo video, quindi che cavolo ne parlo a fare. E quindi Tius, ad esempio, è stato un ottimo personaggio per accostare la mia passione. Successivamente, piano piano, 1, 2, 3 anni passarono, iniziai ad approdare sui social network, tipo Twitter, Facebook e così via. E su Twitter al tempo c'erano i wrestler. A seguire questi c'erano delle persone, anche italiane, con cui ci puoi confrontare, ci puoi parlare e poi iniziare a parlare di wrestling. E poi ci sono i social, quindi in generale, come ho già detto, Facebook e così via. C'è la mia pagina, che è la mia pagina, io l'ho rotto per WrestleMania, per chi mi conosce la gestisco come un bar. Io sono il barista, vi do da bere e voi siete lì a parlare di wrestling. E questo è quello che ho sempre voluto creare con questa pagina. Infatti mi piace vedere tantissimi muri di commenti con voi che vi scambiate opinioni. Per fortuna siete tutti civili, e chi non è civile ovviamente viene bannato. E così via. Quindi tutti siete lì a parlare, quindi vi invito anche, ad esempio, sulla mia pagina a parlare di wrestling fra voi, ed è una cosa che fate e mi fa veramente piacere, perché è quello che volevo creare, mettere una notizia e vedere la gente che ne parla e ci confronta, è la cosa più bella che si potesse avere. Tornando indietro, visto che come sempre mi sono dilagato come una bestia, cosa fare? Io personalmente ho detto la mia. Una cosa che consiglio spesso è provare a vedere solo quello di cui si è veramente interessati, perché seguire 1, 2, 3, 4, 5 federazioni è impossibile, è difficilissimo, si va a recuperare al massimo, e proprio per questo ci sono i famosi highlights su YouTube di cui parlavamo poco fa. Infatti le federazioni, anche forse sapendo di un 3 ore di show ad esempio per la WWE è veramente spropositato per Raw, ci sono gli highlights di tutte le scene di quel che succede. Qualcosa si perde, ovvio, tanto si perde, ma almeno si sa il prodotto attuale. Alla peggio ci sono i recap, dove basti leggere, basti pensare a qualsiasi sito sportivo anche italiano di wrestling, o una pagina ad esempio come la mia. Però la cosa migliore a mio avviso sono gli highlights su YouTube, perché ci spiegano tutto, anche dei pay per view. Se si vede meno i pay per view, consiglio sempre di guardarli e di recuperarseli a pieno sul WWE Network. E tramite gli highlights io posso sapere tutto di ogni federazione, ogni storyline e ogni promo importante, perché viene riportato. Sanno che va, è un tassello da non perdere. Sanno innanzitutto che può portarti visual da quel fan casual che si deve magari riavvicinare, perché lo sanno, e quindi te lo mettono. Successivamente, se è interessato, ti torna la voglia di vedere lo show. Oppure, salva i lights e così via, un wrestler in particolare, o una wrestler, o più atleti. Basti interessarsi ai propri preferiti in maniera esagerata, in maniera che io voglio vedere cosa fa Bray Wyatt, io mi seguo tutti i segmenti di Bray Wyatt. Bray Wyatt avrà nuovi sfidanti, mi porterà ad avere voglia di vedere anche qualcosa sul suo sfidante, e così via, fino a tornare alla voglia generale di godersi del wrestling. Oppure un qualcosa di nostalgico. Perché non tornare a guardare, anche se una cosa un po' sbagliata, i match grandi del passato per aver la voglia e poi tornare a vedere lo show attuale? Anche se una cosa sbagliata, perché molti di quei nomi non lottano più. Quindi rimarrei deluso da un punto di vista, ma dall'altro punto di vista mi piace vedere come le cose sono evolute, come le cose sono cambiate, come i personaggi sono cambiati e chi c'è adesso, chi è il passaggio di testimone, e raccontarlo. Poi, perché no, le entrate, le canzoni, comprare gadget, comprare libri, provare a espandere il proprio sapere nel mondo del pro wrestling, perché io fino a 10 anni fa, quando parlavo di TNA e così via, avevo una visione totalmente mark, da bambino, che è il tipo più bello che ci possa essere, a mio avviso, quando pensi che le storyline siano quelle, buona, non mi faccio problemi, io tifo, io voglio vedere chi vince, e amen. Non... Invece, quando si è un tifo più... e più capito, quando vuoi vedere, magari io adesso mi diverto molto di più ovviamente guardare match e così via, interpretazione degli atleti e ring skill, parliamo di cose così, mi piace molto vedere gli arbitri, mi piace molto vedere la comunicazione, mi piace molto vedere il timing, è una cosa che si sviluppa col tempo, ma questa viene con un po' di tempo, di esperienza, io non sono un espertissimo, però è una cosa che ora vado a notare, confronto un tempo che non pensavo minimamente esistesse, ad esempio solo un timing e così via, una conversazione tra atleti.
E quindi per questo, se ci interessa anche scoprire l'argomento pro wrestling, sicuramente la visione è una cosa fondamentale e l'acquisto di vari libri, l'acquisto del materiale per informarci su tutto questo è una cosa fondamentale che ci può far rinascere quella passione che magari stava lentamente svanendo. Quindi questo era il mio parere. Quando mi viene chiesto follow, cosa sto facendo, che sto perdendo l'interesse, è guardare solo quello che ti piace e basta, investire lì il tuo prezioso tempo e investire lì le tue fatiche, perché comunque non è facile guardare, non c'è tempo, è difficile trovare del tempo per dire io adesso mi guardo 3 ore di Raw, è veramente difficile. E quindi se non hai questo tempo, guardati solo quello che ti piace. Vuoi vedere in generale, ci sono gli highlights, vuoi leggere, leggi, basta non abbandonare il prodotto, perché ha bisogno di noi fan. Esatto, il wrestling ha bisogno di te che guardi questo video. Detto questo, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.